6 anni e 8 mesi di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa. È la sentenza del processo a carico dell'ex governatore Raffaele Lombardo. Il procedimento si è celebrato con rito abbreviato. Lombardo è stato invece assolto per il capo di imputazione relativo ai rapporti con il clan mafioso dei Cappello, ma sono stati ritenuti per il resto provati i suoi contatti con Cosa Nostra. L'ex governatore è stato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici. Matteo Messina Denaro non è il capo di Cosa Nostra. Dopo il procuratore aggiunto di Reggio Calabria, Nicolò Gratteri, anche il procuratore capo di Caltanissetta, Sergio Lari, conferma questa ipotesi investigativa. La mafia ha fatto il salto di qualità e bisogna che anche le indagini puntino più in alto. A guidare Cosa Nostra non è più l'ala stragista. I vecchi boss sono superati e l'organizzazione è adesso più simile ad una multinazionale che ad una vera e propria organizzazione criminale. Il flop della maggioranza all'ARS non comprometterà la riforma delle province, si limiterà a ritardarla. È fiducioso il presidente della regione siciliana Rosario Crocetta, dopo aver incontrato gli alleati e serrato le fila di una maggioranza difficile da tenere unita. Intanto nominati i commissari che condurranno le province fino a giugno, con un atto amministrativo giudicato da molti illegittimo. A Trapani arriverà l'ex PM Antonio Ingroia, quasi pronta anche la finanziaria bis della regione. L'assessore Luca Bianchi annuncia che sarà in giunta entro lunedì. Senza nominare una sola volta il presidente Rosario Crocetta, i 18 vescovi dell'isola bocciano nettamente la politica del governo regionale. Nel documento finale della sessione invernale della Conferenza Episcopale Siciliana, gli alti prelati accusano la giunta di incapacità nell'utilizzo delle risorse dell'Unione Europea e di aver mostrato un deficit di programmazione e di prospettiva progettuale. Denaro, beni mobili e immobili per un valore complessivo di 431.000 euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Catania a Francesco Cavallaro, direttore amministrativo dell'IRAPS, a Filippa Colombino, legale rappresentante, e a Concetta Cimino, nell'ambito dell'inchiesta sui falsi ricorsi di formazione professionale organizzati dall'IRAPS. Secondo la Guardia di Finanza, la truffa ben architettata ai danni del Tribunale della Corte d'Appello di Catania avrebbe permesso agli organizzatori di percepire fondi regionali per corsi di formazione, con prestazioni insignificanti rispetto al progetto iniziale, che non corrispondono agli standard minimi imposti dalla legge. Un professore in pensione è stato arrestato dalla polizia a Modica perché sorpreso a compiere atti sessuali con un bambino di 8 anni davanti a una scuola media. Dalle indagini è emerso che l'insegnante aveva pagato per avere rapporti sessuali con il minorenne. A vendere il bambino era stato il padre. Ancora una scuola a rischio crollo a Palermo. I vigili del fuoco, al termine di un sopralluogo, hanno chiuso 3 aule dell'istituto Colloidi per il crollo di alcuni calcinacci e per la presenza di infiltrazioni d'acqua. I bambini non erano in classe e quindi non ci sono state conseguenze. La direzione scolastica ha deciso di trasferire gli alunni delle 3 classi nei locali occupati dai bambini più piccoli della scuola materna, che sono stati trasferiti nella sala mensa. Una decisione che ha provocato la protesta dei genitori, allarmati anche dal crollo avvenuto la settimana scorsa nella scuola Bragaglia. Non si conoscono ancora i tempi necessari per ripristinare la sicurezza nelle 3 aule e i piccoli bimbi della materna potrebbero essere costretti ancora per diversi giorni a fare lezione nella sala mensa. Circa 30.000 litri di olio per motori sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Palermo per contrabbando. Il lubrificante, dal valore di 200.000 euro, era su un tir con targa albanese individuata in un'area di sosta in via Messina Marine. L'autotrasportatore albanese e 2 palermitani che erano in sua compagnia sono stati denunciati. Hanno esibito documenti di trasporto dai quali risultava come destinatario del carico una ditta di Macerata che è risultata priva delle autorizzazioni necessarie. L'olio motore proveniva dall'Albania. Una perturbazione in formazione sul Mediterraneo centrale raggiungerà nelle prossime ore l'Italia, portando piogge e temporali sulle regioni centro-meridionali tirreniche, Sicilia compresa. Il Dipartimento della Protezione Civile ha dunque emesso una nuova allerta meteo che prevede, a partire dalle prime ore di domani, precipitazioni diffuse, localmente anche molto intense, accompagnate da fulmini e forti raffiche di vento. Per tutti gli aggiornamenti, le altre notizie e video, seguici su www.blogsicilia.it.